abbastanza bene, anche perché non è più caldo come prima, quindi io ritorno alla ribalta con i miei video perché ho avuto veramente molto caldo, l'ho patito molto, ma per una questione proprio diciamo visiva, ecco, perché non è che ero affaticata o quant'altro, più che altro perché proprio sudavo, grondavo e quindi io diciamo che il mese di agosto, luglio l'ho un po' abbandonato, ecco, che è proprio il caldo mi impediva. Ora piano piano sto riprendendo il ritmo e mi sto divertendo veramente tanto, anche perché non girerei video se non fosse così. Allora, come state? Ve l'ho già chiesto, quindi Erika prosegui con un'altra cosa. Che video è questo? È il video che stavo aspettando. Allora, Erika, ti mando un bacio, tesoro. Questa è la collaborazione con Erika, ma per quanto riguarda, se Jack me lo permette, Jackie, mamma, Jackie. Il plus ultra. Ecco, Jack, che c'hai, mamma? Soffre di un dolore cosmico. La coccolite. C'ha la coccolite, quindi no. Ci sono dei momenti in cui questa coccolite si fa più forte e si fa fatica un attimino a gestire la situazione, ma ci stiamo lavorando. Oggi abbiamo mangiato con lui che da sotto il tavolo ha frignato tutto il tempo. È così. Lui è un frignone, è un frignone, un cane frignone, ce lo teniamo così, ci va bene così, ci piace così. Allora, sapete, io allora raduno un attimo le idee. Sotto nell'info box io metto tutti i dati dei lavori, tutti i link da acquistare su Amazon, dei lavori che ha fatto Erika. Erika collabora con Amazon, tramite Amazon vi arriveranno i lavori di Erika. Di conseguenza il passo avanti che lei ha fatto è meraviglioso, perché vi ringrazio, perché il planner per diciamo i risparmi finanziari di una famiglia sta avendo un grandissimo successo. Erika è felicissima, non si aspettava questo successo. Io sono felicissima per lei perché merita veramente tanto. Ha lavorato veramente sodo, un progetto che ha portato avanti per un po' di tempo ed è per quello che un attimino si era assentata, ma perché stava aggiustando il tiro e il risultato è che ha tirato fuori un parterre di cose meravigliose. Io quest'anno non acquisterò nessun'agenda perché userò quella di Erika. Ma guardate che meraviglia e la gioia, sono felicissima. Ogni anno c'è stata sempre la corsa all'agenda, l'agenda, l'agenda. Quest'anno invece me l'ha regalata Erika. Guardate che bello, sono 365 giorni più pagine extra. Io vi voglio dire che è meravigliosa, innanzitutto nei colori, perché è stupenda, nei colori è stupenda, nei colori proprio riprende il mio genere, no? E poi risponde a tutto e per tutto alle esigenze, perché comunque anche noi che abbiamo l'agenda, a volte rimaniamo deluse dal fatto che mancano alcune cose, mancano alcuni spazi, e invece Erika questi spazi li ha colmati, innanzitutto realizzando questa agenda e poi perché comunque l'ha completata nella parte finale con delle pagine aggiuntive che dopo andremo a vedere. Quindi Erika tesoro, questa agenda è meravigliosa. La potrete acquistare da Amazon direttamente, vi verrà a casa vostra. Non avete nessun collegamento con Erika, nel senso che non c'è più una spedizione, non c'è più un coso, ma è tutto tramite Amazon. Di conseguenza avrete il prodotto in breve tempo a casa e soprattutto c'è la garanzia Amazon, quindi se un prodotto viene piegato, fallato e tutto quanto, risponde Amazon con diciamo il rimborso del prodotto nuovo. Quindi io vi faccio vedere adesso che meraviglia che è questa, perché sono troppo felice. Ovviamente devo girare la telecamera per poter farvelo vedere, perché così purtroppo non fa lo zoom e non mette a fuoco e mi dispiace. Quindi per quanto riguarda
come è stato per il planner, giro la fotocamera, telecamera, il cellulare, chiamatelo come vi pare, e vi faccio vedere sto splendore. Erika, grazie, è meravigliosa, è bellissima, non vedo l'ora di utilizzarla. Il planner del 2024. No, sono proprio contenta perché, no, a parte il fatto che non devo comprarla, in più questa qui è unica. Non la trovate nei negozi, non la trovate, la trovate solo su Amazon. E poi è interamente lavorata da Erika a colori, perché questa è la particolarità su cui Erika ha puntato. I colori non sono agente in bianco, agente, non sono agente in bianco e nero, sono agente a colori. E quindi questa è la particolarità, è ancora più bella, possiamo sempre decorare, possiamo sempre fare. Però questa è bellissima. Adesso io vi giro il cellulare, fotocamera, chiamate come fai, e vi farò vedere la meraviglia. Grazie tesoro. Vi invito ad andarla a conoscere sotto, anche perché vi metterò il link del video dove lei la presenta. Quindi non solo un video con me, ma andate a vedere anche lei, in modo tale che vi spiega sicuramente meglio di me cosa c'è dentro questa meraviglia. Allora ci vediamo tra un po'. Ciao, ciao. Eccoci qua. Con questa visuale vi faccio vedere bene nei particolari l'agenda. Allora, un'agenda da vivere, Planner 2024. Questi sono i disegni di Erika. È fatta benissimo come agenda, precisa, perfetta. Questo è il profilo che tanto ci ha lavorato Erika perché voleva che proprio fosse così. Guardate che bello. Erika Dream Art. Nella parte posteriore è così, l'agenda si presenta in questo modo, è veramente bella. Andiamola a vedere nel particolare. Allora, io adesso vi zoom un pochino perché se il cane me lo permette. Che c'è, mamma? Ma stavamo facendo un lavoro meraviglioso, mamma. Cos'è che non ti è piaciuto? E le coccole, mamma? Ma come faccio che io c'ho da fa qui adesso? Dopo, mamma. Cioè, a te ti dà fastidio che io giri video, mamma? Com'è? Metto il video e subito arrivi te. Oddio, le pascioni. Allora, fammi fa qui, mamma. Dopo facciamo tutta una serie di coccole. No, niente. No, non serve, mamma. Ma come faccio io adesso? Eccoti, guarda, fatti vedere quanto sei bello. Amore, ciao. Non posso star così, capito? Devo far vedere qui, mamma. Mammina, oh santo ceppo. Oh santo ceppo. E come faccio, mamma? Mica aiutami. Mica aiutami. Giacchino, oh mamma, come faccio tesoro? Metti giù, dai. Ecco, gliela facciamo? Allora, lo ha recuperato Miki. Adesso l'ha portato in sala. Allora, informazioni personali, nome, contatti, e qui incomincia la meraviglia. Allora, qui abbiamo tutto il planner del tutto l'anno del 2024, dove qui possiamo segnare qualcosa di importante, diciamo ad occhio, abbiamo tutto l'anno davanti, guardate che bello. E la cosa bella è che le prime pagine sono dedicate al mensile, quindi per 12 mesi noi abbiamo tutto il mensile e qui Erika ha fatto una cosa troppo bella, gennaio. Tieni traccia delle abitudini. Allora, diciamo, ogni fascia, ogni categoria ha un colore che noi riprendiamo qui nella scritta, ad esempio ginnastica. E quindi qui segniamo nel mese di gennaio le volte che abbiamo fatto ginnastica, spesa e qui segniamo le volte che siamo andati a fare spesa. Non lo so, passeggiata e segniamo le volte che siamo andati a fare la passeggiata. Quindi teniamo traccia delle abitudini qui. Trovo che sia geniale il fatto di come lei l'abbia strutturato perché
troviamo da una parte il mensile, ovviamente la pagina termina con delle note. Erika punta molto sul fatto delle note, perché comunque a volte le agende lavorano in modo tale che finito lo spazio che si ha per lavorare, è finito tutto. E invece Erika lavora molto sulle note, lei ci tiene i to-do, gli piacciono molto perché comunque sono comodi, perché lei ha creato l'agenda in base alle esigenze di una persona, perché a volte le agende sono strutturate in questo modo e basta. Invece lei l'ha lavorata in modo tale che potesse rispondere alle esigenze di tutti, e quindi questo trovo che sia stupendo. Guardate che bellissima che è. E una particolarità è che questi sono disegni di Erika. Questi sono tutti disegni di Erika. Ve li faccio vedere. Sono riportati anche sotto. E sono i disegni delle box, quindi qualora voi abbiate acquistato le box da Erika, che potete tranquillamente ordinare, quanto mi piace questo glicine, è stupendo, che potete tranquillamente ordinarle da Erika, avrete praticamente questo, la box riportata sull'agenda. Ma guardate che bello, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, guardate che bella che è, novembre e dicembre, è meravigliosa. Io, ecco, la zoomo. Poi incominciamo, andiamo alla parte seria. Qui i giochi si fanno seri. Organizza le tue giornate con colore. Ma guardate che bello, questi sono gli obiettivi dell'anno. Non ha creato tanta confusione qui in una pagina, gli obiettivi dell'anno, che sono meravigliosi. Per me sarebbe dimagrire, mangiare cibo sano. Eccoci qua. E questa è l'agenda strutturata in questo modo, una settimana su due pagine. Aspetta che ve la alzo su. Una settimana su due pagine, si vede? Eccola qui. Ovviamente, eccoci qua, meraviglioso. Guardate che bello. Le nostre famose note che lei punta tantissimo. E qui ogni mese noi abbiamo un colore diverso. Meraviglioso. Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. Erika è meravigliosa. È meravigliosa questa agenda. Ma guarda che bello! No, mi piace tanto, non vedo l'ora. Settembre. Questa incomincia da gennaio. Mamma mia. Ottobre. Guardate che bella. Meravigliosa, meravigliosa, guardate che bella. Novembre, l'ho fatta vedere. Che bello, Erika. Cioè, dicembre è il mese del Natale e quindi il lavoro si fa più interessante. Questa è l'agenda e questo è l'ampliamento che lei ha voluto realizzare. Qui c'è il calendario del 2025. Mentre adesso incominciamo su ciò che comunque lei ha puntato, su quello su cui lei ha puntato, e sono le liste, le to-do list. Eccole qui. Anche qui. Colore, in ogni due pagine abbiamo un colore. Bellissima Erika, è meravigliosa. Questa cosa stupenda delle password, sito, mail, utente, password. Questa è un'altra cosa su cui lei ha puntato. Guardate quante note, dove uno può mettere, mettendo un asterisco, lo può riportare qui nel giorno e ampliare un discorso.
Guardate, abbiamo parecchio, parecchie pagine, in più i contatti con nome, numero, indirizzo e altro, mail, Twitter, Instagram, quello che sia. E libera la fantasia è la parte che Erika ha desiderato più di tutti, è la parte puntinata dove noi possiamo creare ciò che ci serve perché decidiamo di ampliare l'agenda in questo modo, con le spese, con le entrate, con le uscite, qualsiasi cosa vi possa essere utile. E qui c'è tutta una parte puntinata dove noi possiamo ampliare e decidere di creare noi uno spazio per l'agenda. La particolarità di questa agenda è questo. Erika nella parte finale ha deciso di fare un regalo, ossia come si chiama? Un segnalibro, non mi veniva. Un segnalibro in modo tale che ritagliando questa immagine, applicandolo su un cartoncino più resistente, noi possiamo avere il nostro segnalibro dove inseriamo tutto il foglio dentro, lasciando fuori, ecco qui, la parte questa qui esterna. E trovo che sia stupendo. Un'altra cosa di cui io ci tengo è che comunque se voi andate nel gruppo di Erika di Instagram, Erika ha un omaggio per voi. A chi ha acquistato l'agenda c'è un omaggio. Quindi questo trovo che sia meraviglioso, meraviglioso. Questa è l'agenda di cui io sono innamorata, non vedo l'ora di usarla. È bellissima, è ricchissima, è strutturata benissimo. Questa la piego, la faccio, la dico, è meravigliosa. Mi piace tantissimo. Io vi invito ad andarla a vedere su Amazon e vi invito ad andare a conoscere Erika. Io, Erika, ti mando un bacio. Grazie per avermi dato questo regalo. È meraviglioso, tesoro mio. La userò quest'anno. Guardate che meraviglia, come piace a me. Bellissima. Vi mando un bacio. Grazie per essere stati con me. Un bacio a tutti. Ciao.